È la quarta volta in stagione che Montagnolo e Locomotive Casilina si affrontano, due volte in campionato, una in Coppa MIV. Questa è leggermente più pesante delle altre perché questa è la semifinale playoff di UEFA Super League, Montagnola contro Locomotive Casilina. Amici di Federazione Calcio Video, un saluto da Leo Talusi e benvenuti all'Urbe Tevere per un match che ha tanto da dire, due squadre che hanno ancora tanto da dire al campionato. Rimangono due partite alla fine, solo che una ne giocherà una di meno, anche perché questa sera la Montagnola si gioca una gran fetta di stagione, anche perché ha due risultati utili su tre, il pari e la vittoria, visto che non ci saranno chiaramente scontri, non ci saranno ulteriori scontri, non ci sarà la lotteria dei calci di rigore, non ci sarà nemmeno il tempo supplementare in caso di parità, passerà direttamente la migliore classificata e nel momento in cui le due squadre iniziano a salutarsi, noi ci sentiamo tra pochissimo per la diretta del primo tempo di Montagnola Locomotive. È tutto pronto per l'inizio, quindi di Montagnola Locomotive Casilina. Sarà la squadra di casa a dare il là a questo match al primo tempo. Ultimi cenni d'intesa tra arbitro e portieri. E via, si comincia con Montagnola Locomotive Casilina con, come detto, il primo pallone gestito dalla squadra di casa, subito con Cecconi che prova a scagliare questo pallone in avanti per la corsa di Rossi, lui che è un grandissimo talento, un ragazzo da 5 gol in campionato. È vero, non avrà segnato quanto i suoi due compagni più avanzati, come Guidi 9 gol e Riva 8, solo che Guidi oggi giocherà dalla panchina, partirà dalla panchina, quindi tanta attenzione a Riva che recupera subito il primo pallone della sua partita, cioè il controllo comunque nella zona del cerchio di centrocampo della Montagnola che prova a scaricare dalle parti del 21. E anche zona cross, non riesce però a fare altrimenti. Allora Montagnola che ricomincia da capo, ricomincia dalle retrovie. Andiamo a leggere quelle che sono le due formazioni, partendo chiaramente dai padroni di casa con Montevecchi tra i pali, difesa a 4, Camerini, Cecconi, Labardi e Ruggeri. A centrocampo invece ci sono Scafetta, Lattanzio, Mattia e Paolo Antoni, mentre invece il tandem d'attacco è formato da Riva, Nemesio e Rossi. Come detto, con Guidi che partirà dalla panchina, lui che è il bomber capocannoniere della Montagnola, non è riuscito chiaramente a inseguire i due bomber Fedeli e Troise per la vittoria del titolo di capocannoniere. Andiamo invece dalla Locomotive, un modulo speculare, un modulo a specchio 4-3-3 è sempre con Macera tra i pali, Della Valle, Antolini, Amato e Barone in difesa, Del Sole, Bellini, Apuzzo a centrocampo. In attacco ci sono D'Andrea Reali e Michele Berardino. È sempre possesso Montagnola, almeno fino adesso. Qui prova in qualche modo Scafetta a prolungare il pallone, a cercare qualche compagno, non trova nessuno. E allora ancora dialoghi difensivi. Quattro passaggi su quattro abbiamo sbagliato, Pallone a cercare Riva che controlla e spalla la porta, poi viene anche messo per terra da Barone, fallosamente. Calcio di punizione per la Montagnola. Quando siamo giunti ormai al 120° secondo di partita, 2 minuti e 10 secondi, il risultato è ancora occhialoni chiaramente, 0-0 all'Urbe Tevere, in un match che, come detto, pesa tantissimo. Non è la prima volta, come detto anche in precedenza, che queste squadre si affrontano in stagione. Ce ne sono state due in campionato, 3-1 per la Montagnola in quel della Borghesiana. Invece il ritorno è stato giocato meno di un mese fa, il 26 di aprile, dove la Locomotive, vincendo per 2-1, ha cancellato difatti la squadra di casa dalla lotta al titolo, regalando quindi il trofeo al Maccabi, che nel frattempo si stava giocando anche la finale di Coppa MIV in quel proprio della Borghesiana. Il match di Coppa invece è finito 2-2, era la seconda giornata della fase a gruppi.
Qui rischia di perdere il pallone Lattanzio, poi viene frenato fallosamente quasi all'interno del cerchio di centrocampo. E calcio di punizione per la squadra di Paolo Antoni. E al terzo minuto è ancora chiaramente 0-0. Non ci sono state occasioni degne di nota. C'è un fallo laterale battuto. Ricordiamo che si sta giocando in contemporanea anche l'altra semifinale di questo UEFA Super League, di questi playoff. Qui intanto rischia moltissimo la Lokomotiv di regalare un'occasione da rete anche abbastanza nitida alla Montagnola. C'erano Riva in agguato, ma soprattutto c'era anche Scafetta pronto a ribattere verso la porta della Vallée del Sole. Prova a girarla di prima, non trovando però compagni, soltanto la presa comoda di Montevecchi, che è subentrato all'infortunio in mezzo alla stagione nella partita contro il San Filippo Neri terminata 0-0. Il terribile infortunio al tendine d'Achille di l'estremo difensore Bastesin, che chiaramente ne avrà ancora molto a lungo. Conosciamo quelli che sono le sorti di un calciatore che deve essere operato per quel terribile infortunio. Lo conosciamo soprattutto anche per quanto riguarda la Serie A con Leonardo Spinazzola, che ha avuto la medesima sorte e che è tornato in campo soltanto quasi un anno dopo. Primo possesso Lokomotiv con D'Andrea, che prova a salire, ne ha due addosso, riesce a trovare il modo di scaricare, anche un'ottima idea per Berardino, che prova a saltare l'avversario, poi scarica centralmente a Puzzo, può girarsi, ma è tutto mancino. Infatti torna adesso sul sinistro, prova ad aprire, è una buona idea. Intervento difensivo però determinante per il posizionamento chiaramente di Camerini, che è stato bravissimo a mantenere il corpo piantato a terra senza fare movimenti e seguire gli attaccanti, anche perché quella palla sarebbe terminata direttamente tra i piedi molto probabilmente di Riva. D'Andrea può prendere campo, glielo ordina mister Andreozzi, adesso del Sole, prova a dare il dai e vai con D'Andrea, che non controlla affatto bene, infatti se la prende con se stesso, palla che termina in fallo laterale. Quinto minuto che è arrivato, 0-0 il risultato, e rimessa laterale già battuta dai padroni di casa. Subito il pallone gestito da Lattanzio, che si abbassa tanto a prendere questa sorta di giocate. Poi perde il pallone, in questo caso Alessio Rossi, un po' distratto, un po' addormentato in questa fase, il numero 3. La palla adesso è per D'Andrea, che vede anche la porta, invece cerca di aprire, una buona idea. Pallone che viene allontanato di testa all'indietro, e allora adesso Alessio Rossi può partire. Ha tanta velocità in corpo questo ragazzo e anche tanto dribbling, riesce infatti a saltare la prima linea di pressione, non riesce però a servire come vorrebbe un compagno, e quello più avanzato, che in questo caso era Paolo Antoni. Adesso però si gira su se stesso molto bene a Puzzo, che è sempre sul sinistro, vede la porta, si fa ingolosire dalla possibilità di calciare, non la trova non di molto, ma neanche non è andato neanche troppo vicino al bersaglio. La palla quindi è uscita e l'estremo difensore Montevecchi ha potuto già rinviare la prima pietra scagliata verso la porta, quindi è stata per mano della Lokomotiv. Al minuto 6 non è stata una conclusione particolarmente irresistibile, un sinistro senza troppe pretese di Apuzzo, che ci ricordiamo, lo ricordiamo, è a quota 4 gol in campionato. Adesso del Sole, che torna titolare dopo tante partite, ma qui perde un pallone anche abbastanza elementare. Allora arriva, riesce a trovare Scafetta, che chiede di mandare il dai e vai a Rossi, che va al centro, una buona palla. Paolo Antoni non riesce a coordinarsi per calciare, la palla è ancora fuori, sempre Riva, che salta un avversario, può anche andare al traversone. Adesso parte in area di rigore, finisce per terra, chiedono l'intervento del direttore di gara, probabilmente allora ci sarà il VAR, ma adesso c'è prima da seguire la possibilità di contropiede della Lokomotiv con Apuzzo, che serve D'Andrea sulle versante di sinistra. La sovrapposizione di Apuzzo viene accontentato infatti dal 14, ancora il 77, può andare al traversone, lo fa partire, la palla attraversa quasi tutta l'area di rigore, c'è un'altra possibilità questa volta per Riva. Sì, per Riva, per Reali, chiedo scusa, ancora Reali, riesce a giocare all'indietro, ancora del Sole, di nuovo Reali, adesso la gara si sta accendendo piano piano. Reali vede la porta, va col sinistro, non trova la porta anche di molto, c'è stata però credo una deviazione, infatti anche secondo il direttore di gara calcio d'angolo, ma c'è il VAR, c'è subito VAR e noi quindi ci sentiamo tra pochissimo, credo per il contatto precedente con Riva in area di rigore.
Vediamo cosa decide l'arbitro. VAR, calcio di rigore per la Montagnola. Calcio di rigore per la Montagnola, evidentemente il tocco è stato evidente tra un difensore della Lokomotiv e Riva, che si era districato benissimo in mezzo a due avversari. E alla fine, dopo almeno 4 minuti buoni di revisione VAR, il direttore di gara ha decretato il calcio di rigore per la Montagnola. E adesso chiaramente può succedere di tutto. Vediamo anche chi si prende la responsabilità di calciare il penalty. Al minuto 11 può già cambiare la storia di questo Montagnola Lokomotiv, di questo semifinale playoff in quel dell'Urbe Tevere. Il pallone su dischetto se lo prende Scafetta. Scafetta con il suo numero 4 si prende la responsabilità di andare contro Macera. È ancora lunga l'attesa, ma adesso Scafetta ha preso la sua rincorsa e va contro Macera. Il fischio dell'arbitro, la rincorsa, qualche finta, Scafetta, la palla è dentro, è spiazzato Macera, la Montagnola sblocca la situazione al minuto 12, è 1-0. Vantaggio per la Montagnola, che quindi al minuto 12 di questo primo tempo sblocca la situazione, sblocca le marcature con il rigore perfetto di Scafetta, che con qualche paradigna prima di calciare spiazza poi l'estremo difensore Macere, porta avanti i suoi. E al 12esimo minuto è già tutta un'altra storia, è tutta un'altra partita. Qui arriva sempre il pressing della Montagnola, che chiaramente è in transagonistica dopo aver segnato il suo vantaggio, l'1-0. Riva. E si è conquistato il rigore, grande finta di Riva. Poi prova a scaricare, era una buona idea per Scafetta, che non riesce però a controllare. Pallone che poi viene nettamente allontanato. L'ultimo tocco chiaramente è di un ragazzo in maglia bianca. Infatti è rimessa laterale per Labardi, che poi batte questa rimessa laterale molto lunga. Poi pallone che carambola ancora una volta in fallo laterale. Controllo qui di Scafetta, messo per terra, altro fallo, altra punizione. E qui arrivano anche le indicazioni per questo calcio di punizione. Chiaramente vogliono che vada Labardi a calciare questa punizione. Scafetta all'interno dell'area di rigore, vediamo anche che inizia ad affollarsi piano piano il rettangolino piccolo. Tutti al limite dell'area, il fischio del direttore di gara, va Labardi, la palla va verso il limite dell'area, controllo di Riva con il petto, la lascia a Lattanzio che mira la porta, va con il destro, pallone che però termina abbondantemente sul fondo. Ha provato qui a mirare la porta, a calciare, non trovando lo specchio. Era comunque una buona idea quella di scaricare la soluzione personale adesso ad Andrea. Pallone forse troppo lungo, Reali non ci arriva e si disperano un pochino i ragazzi della Lokomotiv, perché questa poteva essere davvero una azione interessante. 14esimo, quarto d'ora che scocca adesso, la Montagnola è in vantaggio col gol su calcio di rigore di Scafetta realizzato al 12esimo. Controllo, Riva che viene messo per terra, non c'è chiaramente fallo. D'Andrea sbaglia qui il tocco in orizzontale, c'è allora Lattanzio, qualche finta, poi fallo di D'Andrea che arrivava da dietro, punizione già battuta chiaramente, Nemesio con poi Cecconi che dialoga dalle parti di Camerini, che però sbaglia il tocco. La Lokomotiv allora può andare in avanti, buono il controllo di D'Andrea, sembrava buono, invece era leggermente troppo lungo. E adesso Bellini, Apuzzo deve giocare all'indietro con Amato, che riceve adesso da Macera. Antolini,
deve venire su un pochino la locomotive, non ci riesce del tutto, anche perché adesso le vie di comunicazione sono tutte completamente intasate, come in questo caso, un pallone sporcato decisivo, e allora adesso possesso Montagnola che prova a farsi vedere, buono il controllo qui di Riva, che è centrale, poi col sinistro prova ad aprire, uno stranissimo campanile, colpo di testa di Rossi, che riesce a trovare il modo di servire non un compagno ma un avversario, ma la palla ce l'ha sempre la Montagnola però. Riva, salta del sole, ancora Riva, qualche piccola finta e poi scarico all'indietro. C'è Rossi, tocco dalle parti di Nemesio che poi la gioca con Labardi, zona cross per lui, invece preferisce il tocco con Scafetta, poi finisce per terra Labardi, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si può continuare. Reali, gioca di sponda con D'Andrea, ottimo però l'intervento in scivolata, se non ho visto male, di Lattanzio, che poi con un dribbling elude anche il pressing di Amato. Adesso Cecconi, Montevecchi, che qui rischia davvero di sbagliare, non salgono i ragazzi della Locomotive, infatti se la prende Reali, qui c'è l'anticipo in lettura di Amato e pallone però in fallo laterale per la Montagnola, che al 17esimo ricordiamo è sempre in vantaggio di uno grazie al rigore di Scafetta realizzato al 12esimo, colpo di testa di Riva, l'ha preso tutto lui fino adesso di testa, qui un liscio clamoroso, la palla che termina in fallo laterale, qui Amato sembra un pesce fuor d'acqua almeno in questo inizio di partita. Labardi ha già preso il pallone per battere la rimessa, Scafetta non la tiene, allora Del Sole dialoga con Bellini che con il fisico riesce a portare avanti un pallone che sembrava già perso. Antolini che sale piano piano al piccolo trotto, non ha compagni da servire, non ha soluzioni, preferisce andare filtrante, è una buona idea, il tocco però è troppo impreciso. Adesso Alessio Rossi che prende il pallone, occhio perché ha tanta velocità e soprattutto un po' di spazio anche per andare, invece preferisce convergere, salta alla prima linea di pressione, poi la palla va a finire sull'arbitro che quindi deve firmare il gioco e scodellare il pallone al 17esimo minuto. Nemesio gira da Labardi che sale, vuole il pallone per Scafetta che fa un ottimo lavoro, poi c'è proprio il 4 da solo davanti a Macera che poi l'aveva scavalcato con un pallonetto ma era stato fermato da posizione di fuori gioco precedente, non aveva comunque trovato il gol e allora è punizione Locomotive che può riprendere un po' fiato dopo questo avvio shock. Una La Montagnola che si è portata avanti con la trasformazione del calcio di rigore assegnato dopo la revisione VAR. C'è D'Andrea che chiede il pallone, che però è troppo arretrato, riesce a giocarlo all'indietro. Amato per Antolini, che questa volta sale a grandi falcate. Poi scarico dalle parti di Del Sole, apprezzamenti che arrivano anche dalla panchina da parte di mister Andreozzi. Buono il tocco qui per Apuzzo che è tutto sinistro, deve girarsi, la palla gli resta lì per un miracolo, interviene però Paolo Antoni in scivolata, qui un altro pallone orizzontale particolarmente poco interessante e allora Locomotive che però recupera non so come il pallone, sempre con Berardino che cerca la soluzione, Berardino in due tempi, Montevecchi rischia di fare la frittata. Dai ragazzi, dai. Ha rischiato di fare la frittata qui Montevecchi con il destro di Berardino che impensierisce non poco l'estremo difensore, non era un tiro particolarmente forte, particolarmente disturbante, si è dovuto distendere in tutto e per tutto l'esterno difensore per prendere un occhio perché Berardino adesso ha una seconda chance, salta alla prima linea di pressione, poi scarica dalle parti dell'esterno che poi crossa, qui chiedono un fallo di mano i giocatori della Locomotive e probabilmente si andrà al VAR anche qui. Ma prima la palla deve uscire, Alessio Rossi messo per terra, calcio di punizione, chiedono però il VAR, credo che adesso vogliano andare al VAR un'altra volta perché chiedi se dobbiamo chiamarlo, c'era stata la possibilità, insomma un fallo di mano che dalla diretta non si è capito molto, preferiscono quindi non usufruire della revisione VAR, allora si può riprendere a giocare col calcio di punizione affidato al Cecconi della Montagnola. Rischia di perdere il pallone, adesso arriva il pressing come della Locomotive
con la Montagnola che gioca col fuoco, Bellini gliela soffia. E allora D'Andrea, che di prima gioca male, ma c'è fallo ai danni di Del Sole. La punizione per la Locomotive è molto interessante adesso. E Apuzzo chiaramente si prende la responsabilità di calciare, lui che sul calcio di punizione ha già segnato un gol in questo campionato in casa contro la Real Miami nella vittoria per 3-1 ormai di più di qualche mese fa. E quella è la sua mattonella, può arrivare la maledetta di Apuzzo, l'avevo ribattezzata così, non era più la maledetta di Pirlo ma quella di Apuzzo. Sono in tre sul pallone ma credo che alla fine sarà corsa 1 o forse più corsa 2 perché c'è D'Andrea anche che si avvicina, anzi non è D'Andrea, non si capisce effettivamente chi può andare, c'è possibilità di andare alla battuta, credo che però sia una punizione di seconda, arriva il tocco infatti, poi conclusione, la risposta di Montevecchi che respinge, altra possibilità però per la Locomotive che è quasi in area di rigore, c'è però un fischio del direttore di gara, credo per un fuorigioco perché ha la mano alzata, non si può battere allora. Il calcio di punizione si batte adesso per la Montagnola chiaramente. Ventiduesimo 1-0 Montagnola, Scafetta su rigore 10 minuti fa ha segnato. Riva col pressing di Barone, ancora arriva però, ha sempre la palla tra i piedi, l'hanno capito che è mancino, questa volta però cambia gioco e lo fa in una maniera quasi precisa, quasi perfetta, la palla termina fuori, doveva dosare magari un pochino di più la potenza. Controllo qui di Bellini, anzi Apuzzo, si capisce perché è sinistro, infatti cambia gioco col mancino. Amato, Del Sole, prova ad arpionare un pallone complicatissimo, infatti Lattanzio lo aspettava al varco. Ci può riarrivare Berardino in questo caso. C'è Camerini che poi rinvia. Rossi non la tiene in campo. E allora è rimessa laterale Locomotive. Il pallone però viene recuperato dalla squadra di casa, dai Blaugrana, che poi non prendono fallo, non c'è il fischio del direttore di gara, allora si continua a giocare. Forse adesso arriva il blow, come lo chiamano in Inghilterra, del direttore di gara. Ci sono delle scintille in corso tra proprio lo stesso arbitro e il portiere Montevecchi. L'è andata a richiamare dicendogli alla prossima ti ammonisco. Sta parlando tanto l'estremo difensore in maglia gialla quest'oggi. Riva gioca di prima ma lo fa male, ottimo intervento qui di Bellini che ruba tempo e palla all'avversario, scarico centrale con D'Andrea che è inseguito dall'uomo, tiene però il pallone incollato al suo destro, poi lo gioca all'indietro D'Antolini, scelta saggia, pallone in verticale, Berardino lo può controllare, cerca l'apertura buona per Del Sole che è in posizione chiaramente regolare, pallone che gli viene sporcato. Ancora Del Sole che la tiene in campo, cerca di giocarla all'interno dell'area di rigore, Nemesio anticipa tutti e poi libera la difesa blaugrana. Riva controlla bene il rimbalzo, conta bene e tiene anche il pallone, poi riesce a giocarlo centralmente ma male. D'Andrea prova a piazzarla, pallone che non scende a sufficienza e finisce alto. Ha provato il destro D'Andrea dal limite dell'area di rigore non trovando però la porta. La palla che non si è abbassata a sufficienza, era comunque una soluzione balistica interessante quella del 14 in maglia bianca, lui che è a quota 3 gol in campionato, la Locomotive non ne ha segnati tantissimi, soltanto 32 la differenza reti che tra l'altro è la quota che gli ha permesso, il fattore che gli ha permesso di giocarsi questa partita ai danni dell'Unione Ferrovieri proprio per via della differenza reti che è di 0, pari a 0, 32 fatti, 32 subiti, qui ancora la Montagnola che prova a farsi vedere dentro l'area di rigore, esce Macera, nonostante il pressing di Rossi l'estremo difensore è riuscito ad arrivare prima, guardate poi come pressa Rossi,
sui portatori di palla, e questa è la prerogativa della Montagnola, lo abbiamo capito anche in tutto il campionato. Pallone intanto a cercare Berardino, che ci può arrivare, chiaramente più veloce del 24, allora la stoppa, però è costretta ad allargarsi, è costretta a giocarla con qualcuno. Questi è chiaramente Della Valle, che prova ad andare al traversone, non lo fa passare però la linea difensiva della Montagnola, che si prende anche un fallo prezioso per respirare un po' e per mandare via il pallone. Calcio di punizione. Come dicevo, un fattore determinante la differenza reti per la Locomotive, 32 gol fatti, 32 subiti, quindi pari a zero il conto totale. L'Unione Ferroviaria invece ne ha subiti qualcuno in più, è a meno 6, era a meno 6, quindi pallone però adesso per Del Sole, che prova ad aprire verso Berardino, che stava tagliando, è costretto però in qualche modo Ruggeri a prolungare il pallone, a concedere angolo alla Locomotive. Si riempie l'area di rigore, ma viene battuto corto il corner. Ancora un traversone, questa volta viene preso dalla linea difensiva della Montagnola, che adesso prova ad andare in contropiede. Rimasto per terra un giocatore in maglia bianca, ma c'è ancora Rossi, che prova ad aprire per Riva, il versante destro dell'area di rigore quasi. Riva sterza, passa, va in area di rigore, può metterla in mezzo, pala che passa e arriva il raddoppio della Montagnola, che fa 2-0. Che splendido assist quello di Riva, che ha saltato la pressione avversaria, il gol di Alessio Rossi per il 2-0 della Montagnola, che quindi raddoppia in quel del Urbe Tevere al minuto 26. Yeah, 2-0 Montagnola al minuto 26, quindi il raddoppio è stato di Alessio Rossi, ma che palla che ha messo dentro Riva, gestione del contropiede perfetta da manuale della Montagnola, nonostante un giocatore della Locomotive che è rimasto per terra e chiede l'intervento anche dello staff sanitario, dello staff medico. Vediamo che cosa ci sarà da verificare, che cosa ci sarà da dire, e sarà un gol che probabilmente farà parlare tanto, visto che un giocatore che è Apuzzo, che è rimasto per terra nell'azione del contropiede, poi è arrivato di fatto il gol del 2-0 della Montagnola dopo uno splendido assist di Riva, ma c'è VAR e quindi non è ancora confermato nulla. Ci sentiamo tra pochissimo. La decisione è arrivata, vediamo cosa dice il direttore di gara. Si mette il fischietto in bocca e non c'è gol. Anzi, è gol. È gol, gol confermato.
è 2-0 Montagnola. È gol del 2-0. Ero rimasto anch'io confuso dal no iniziale del direttore di gara. Sembrava avesse cancellato di fatto il gol del 2-0. Invece ha indicato il cerchio del centrocampo. Quindi vuol dire Montagnola 2, Locomotive 0. Il gol di Rossi è valido. E quindi vale anche per gli annali, la serpentina e l'azione personale di Riva, che poi ha messo dentro il pallone del raddoppio. È al 30° minuto, quindi è 2-0, anche se il gol era arrivato circa 4 minuti fa. Al 26esimo, 2-0 Del Sole col tacco all'indietro la gioca, ma c'è un fischio del direttore di gara, allora è punizione Locomotive. Prova ad andare via in questo caso Reali, che commette però fallo. Punizione per la Montagnola. Calma! Facciamo cose sensate, eh! Dai! Si è già battuto, pallone a cercare Scafetta, che rincorre il pallone, poi con una finta prova ad eludere il pressing di Amato. Con il tacco va a servire Palantoni, che va al centro, stava arrivando Rossi che non riesce a tenere il pallone, poi allontana in qualche modo Bellini, se la cava la Locomotive. Del Sole, ancora qualche finta, scarico su Bellini, buona l'apertura, stavolta non è imprecisa. Apuzzo cerca di mandare in verticale Berardino, riceve il pallone il 7, ancora Berardino, prova a puntare il 16, Lattanzio, non riesce a passare. La Montagnola difensivamente è ben appostata, è ben organizzata, attenzione perché c'è la regola del vantaggio. Riva può tenere il pallone, lo fa, è però isolato, cerca invece l'apertura dalle parti di Rossi, che corre come un treno, riceve adesso uno contro uno di Rossi, l'ultimo tocco però è il suo, la rimessa è della Locomotive. Lungo il pallone, allontana Cecconi, pallone che resta a metà strada. Allora la Locomotive prova a organizzare un'azione offensiva al 32esimo, 8 minuti dalla fine del primo tempo, è 2-0 Montagnola. Scafetta e Rossi alle marcature, attenzione qui al pallone per D'Andrea, che riceve. D'Andrea prova, vuole puntare il 21, che è Labardi, ancora il cross di D'Andrea, la palla va da Riva, finta in uno contro uno, non riesce a passare in area di rigore, sfera che poi viene allontanata con veemenza in fallo laterale. Controllo qui di Bellini, che è quasi al limite dell'area di rigore, spalla la porta a Reali, si deve girare, il tocco però è impreciso, e allora possibilità di venire via della Montagnola, che prova a organizzare il contropiede servendo malissimo in questo caso Riva, se la prende con se stesso infatti Lattanzio, poi non riesce a tenerla in campo Reali, Del Sole. In confusione la squadra di Andreozzi, almeno proprio da quello che ci ha fatto capire in tutto il primo tempo, quindi il controllo è regolare, non c'è il fallo di mano. Nemesio, fallo suo e punizione Locomotive. E come dicevo, sta giocando un primo tempo molto sottotono la squadra di Andreozzi, sotto di due dopo neanche 26 minuti, dopo neanche mezz'ora di gioco, e non è riuscito mai a farsi vedere verso la porta di Montevecchi. Scarico dalle parti di Della Valle, che vuole pensare al traversone, è anche un'ottima idea, allontana in qualche modo con la testa il centrale Cecconi, che è stato bravissimo. Buona però l'idea di Della Valle di andare dentro, poi pallone che sbatte su Rossi e fallo laterale proprio per gli ospiti. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, la Montagnola allora può approfittarne. Riva, che grande giocata, in mezzo a due, poi lo scarico laterale dalle parti di Alessio Rossi, che può adesso venire via, cerca il pallone per Paolo Antoni, che non può controllarlo, ma c'era, lo va a raccogliere prima che esca dalla linea laterale, l'ultimo tocco poi è il suo. Non ci sta davvero capendo quasi nulla la Locomotive in questi primi minuti, in questi minuti, poi è rimasto per terra qui Riva, è rimasta qui per terra Riva, che adesso si rialza,
si può andare alla battuta quindi del fallo laterale, chiaramente per la Montagnola. L'ultimo tocco era stato di Macera. Ci può andare Scaffetta, voi non lo vedete dall'inquadratura perché abbiamo proprio i pali piantati davanti a noi. Nemesio preferisce restituirla alla Locomotive. Qualche polemica sull'ultimo tocco, su chi avesse toccato per l'ultima volta il pallone prima di quella rimessa della discordia. La Locomotive adesso però è in possesso e gioca partendo dal basso con Bellini, poi Apuzzo, di nuovo il pallone per Bellini, di ritorno giocano i ragazzi con tanti sette sulle spalle. Nemesio, buono il controllo, non riesce a passare su Del Sole che però si fa portare il blocco dall'avversario. Poi c'è un fischio del direttore di gara ai danni di un giocatore in maglia blaugrana. Allora è punizione Montagnola al 35esimo e 30 secondi. Mancano quindi 4 e 30 alla fine di questa prima frazione, dove la Montagnola è avanti 2-0. Ci sono state due revisioni VAR, credo che qualche minuto di recupero verrà concesso dal direttore di gara. Rossi non riesce a tenerla, scarico dietro da Bellini, di prima una buona palla per Apuzzo che cerca Reali in qualche modo, non riesce a controllare, viene via Antolini che però perde il pallone e allora Scaffetta cerca di aprire tutto dall'altra parte, dalle parti di riva. Il controllo è buono chiaramente, l'appoggio è da Labardi, apre centrale, colpo di testa di Scaffetta che prolunga il pallone, poi di tacco prova a cercare un compagno, non lo trova. Barone sul pressing di riva, Bellini, Apuzzo nel cerchio di centrocampo, si gira, prova a portarla avanti col sinistro, apre invece da Della Vallée per la sua corsa, ancora il 98, non passa, scarica su Berardino, molto impreciso Michele Berardino in questo primo tempo, così come tutti i portatori di palla della Montagnola fino adesso. Qui fa il velo Paolo Antoni, fa correre Riva che è un treno, ha tre polmoni, Riva arriva quasi in area di rigore, si fa rimontare all'ultimo però da Antolini che era arrivato ed era appostato sicuramente meglio. Qui D'Andrea non riesce ad arrivarci, ha fatto il velo Del Sole e allora è altra rimessa con le mani per la Montagnola, a tre dalla fine, 2-0 per la squadra di Paolo Antoni. Controllo di Scaffetta a due uomini addosso, alla fine il pressing è vincente dei ragazzi maglia bianca. Berardino, Reali alza uno stranissimo campanile, sembra quasi che giochino con la testa altro che sgombra i ragazzi di Andreozzi. Scaffetta gira per Reale, per Riva che la tiene, vuole l'1-2 con Lattanzio, un rimpallo potrebbe favorirlo ma è fortunata la Locomotive in questo caso. Apuzzo deve girarsi, scarica su Del Sole che ha un po' di campo, poi Reali, posizione però è irregolare secondo il direttore di gara. E calcio di punizione per la Montagnola, tante polemiche in questo primo tempo, dal calcio di rigore poi al gol che ha portato la Montagnola sul 2-0. Pallone questa volta impreciso è della Montagnola, allora la Locomotive può approfittarne con Bellini, si fa però scippare il pallone in maniera sicuramente troppo arrendevole, poi va di prima, vuole andare di prima la Montagnola, vuole giocare il suo calcio champagne. Riva, l'avete sentito, non ho il motorino e diciamo che ha anticipato una mia classica uscita, quindi Nemesio da terra riesce quasi a giocarla, c'è però un fischio del direttore di gara e punizione Locomotive. Allora 1:25 alla fine di questo primo tempo, ma ci sarà sicuramente da recuperare qualcosa, come dicevo prima, due revisioni VAR, qualche giocatore è rimasto anche a terra, poi Del Sole adesso comunque è il possesso, dobbiamo tornare alla cronaca, prova ad aprire, c'è D'Andrea che può girarsi, lo fa anche molto bene D'Andrea, è un sinistro un po' scarico che finisce tra le braccia di Montevecchi. Qui rischia Camerini tantissimo, anzi Ruggeri rischia tanto, ma comunque si porta a casa una preziosa rimessa con le mani.
Fischio e controfallo, quindi la Locomotive può giocare il suo pallone, uno degli ultimi palloni probabilmente del primo tempo, perché siamo a 20 secondi dal termine. Battuta adesso, buono il controllo di Reali, forse placcato fallosamente, ma la palla ce l'ha ancora la Locomotive. Siamo sul versante destro del campo, arriva il traversone, interessante anche se è troppo timido, allontana in qualche modo la difesa della Locomotive. Adesso attenzione ad Alessio Rossi che poi finisce per terra, non c'è fallo, è stato un intervento sul pallone. Adesso c'è la possibilità per Bellini di avanzare in area di rigore, conclusione, la risposta di Montevecchi. Se l'è cavata Montevecchi, ma c'è ancora Barone che ha il pallone tra i piedi. Barone, scarico del Sole, va al cross, ce l'ha sul destro e la palla però termina tra le braccia di Montevecchi, che ha salvato la Montagnola dal gol dell'1-2 in più occasioni in questo frangente, in questi ultimi secondi. Il quarantesimo è superato ormai da 40 secondi, è chiaro, era chiaro che avrebbe fatto giocare un po' di più il direttore di gara, colpo di testa di Barone per tenere viva la Locomotive almeno fino alla fine di questo primo tempo. Nemesio, lo scarico verso Scafetta, intervento difensivo in anticipo di Amato. Bellini, buono il controllo, anche in mezzo a due, tiene botta il 27 e poi scarico in avanti, troppo pretenzioso, non ci arriva nessuno. Lattanzio, Labardi che poi lancia lontano per nessuno, prova a crederci però Rossi che corre come un treno, ma c'era allora col sinistro, anzi col destro, deve allontanare il più possibile. Bravo Bellini comunque a tener viva l'azione della Locomotive con Della Valle che scarica. Berardino si può girare, c'è cioè forse fallo su di lui, non secondo il direttore di gara. Allora ancora la possibilità per Apuzzo che prova il filtrante per D'Andrea, troppo corto. Se la cava la Montagnola. Riva, buono il pallone filtrante, può essere un'idea con Nemesio che tocca. C'è il fischio del direttore di gara, controlla anche il cronometro lo stesso arbitro. Del Sole ha tanto spazio anche per andare, può servire centralmente Berardino che arriva quasi in area di rigore, intervento difensivo, non è finita ancora, adesso sì però perché libera la retroguardia blaugrana. Ancora Bellini però, insiste la Locomotive, si difende come può la Montagnola in questi ultimi spiccioli di primo tempo. Del Sole, lato corto sinistro, tocco centrale per Berardino un po' impreciso. Labardi con qualche brivido, ma non c'è più tempo per il direttore di gara per ulteriori azioni. Il primo tempo di Montagnola Locomotive si chiude sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. In gol Scafetta sul rigore al 12° del primo tempo per l'appunto e il raddoppio di Alessio Rossi. Ci sentiamo tra pochissimo per il secondo tempo. Rimanete qua.
Pronti per rientrare in cronaca per il secondo tempo di Montagnola Locomotive, semifinale playoff di EFA Super League. La Montagnola avanti 2-0. Ci sono stati dei cambi nelle fila proprio della squadra che finora è in vantaggio, perché è entrato Guidi come punta di diamante, dovrebbe essere uscito quindi Paolo Antoni, è entrato anche Dentice in campo. Via, partiti per il secondo tempo col possesso Locomotive, che deve rimontare non una ma ben due reti di svantaggio, che sono arrivate al minuto 12 e al minuto 26. Il primo è stato il rigore di Scafetta, il secondo è stato il tap-in vincente di Rossi. Ma attenzione, seguiamo questa soluzione in area di rigore della Locomotive, che va al cross, scavalcato l'estremo difensore, poi se la cava in qualche modo la squadra di casa, che però rinvia ancora nelle disponibilità di Antolini, che con la suola prova a dribblare, scarica invece dalle parti di Foscarini, anche lui è entrato, pallone che poi viene allontanato alla bella e meglio. Bellini prova a tenere viva l'azione della Locomotive, non ci riesce in questo caso, bravissimo Amato qui a non far scappare via Guidi, ed era sicuramente una soluzione interessante se lo stesso numero 6 della Locomotive avesse mancato di fatto il pallone, si sarebbe trovato una via della seta praticamente davanti a sé Riccardo Guidi alla ricerca del suo decimo centro in campionato, il suo primo chiaramente nei playoff. Qui intanto buoni il pallone per D'Andrea, che era in posizione regolare, intervento decisivo di Camerini che salva e manda il pallone in calcio d'angolo. 1:15 dall'inizio, la Locomotive sicuramente ha ricominciato con un piglio diverso rispetto a come aveva concluso la sua prima frazione, anche se il risultato chiaramente non la sta premiando ancora. 2-0, calcio d'angolo che può essere battuto adesso, la battuta va chiaramente a Puzzo col suo mancino, la palla scavalca praticamente tutta l'area, quasi, ma c'è comunque un destro provato al volo, credo da Antolini, la palla termina tra le braccia dell'estremo difensore. La parata di Montevecchi che blocca di fatto un pallone che sembrava innocuo dopo il traversone particolarmente a palombella di Apuzzo, è arrivato però nella disponibilità di Antolini, che è stato bravo anche a girarla verso la porta, a tentare di girarla, gli è mancata chiaramente un po' di potenza. Pallone verso Berardino, la posizione regolare, ci può arrivare il 7 e così è, la tiene anche in campo Berardino, aspetta l'arrivo di qualcuno, cross sul secondo palo, l'idea non è male, la palla resta lì, Reali l'ha riaperta, la Locomotive con Reali, il gol chiaramente è valido, arrivava da dietro, batte Montevecchi e fa 2-1. Ragazzi, vertice basso. Gol di Reali che arrivava da dietro e scaraventa in porta il gol del 2-1. La Locomotive si rimette in partita al minuto 2:30 di questa ripresa. C'è tutta un'altra partita allora da giocare. Ancora VAR. Aspettiamo un attimo a cantare vittoria per la Locomotive. Ci sentiamo tra poco. Marcatore numero 18 nel frattempo, giusto? Ma se metti la mezzala, Come fai a vederlo in diagonale? Come fai a vedere in prospettiva? È uguale, ragazzi, uguale, anche il rigore da 30 metri. Se lo vede c'è stato. Sì, ma poi gioca ancora più difficile.
Non devi parlare con me, devi decidere, io ho alzato. Se digli sbaglio ti ero scusa. Però. Aspetta, digli cosa hai visto però. Vai, digli cosa hai visto. Io già te l'ho detto, fuori gioco dall'altra parte. Dall'altra parte chi ha dell'ultimo giocatore, lo vedo io. Quindi alzo perché per me è fuori gioco. Poi se tu guardi e mi smentisci sulla prima chiesa scusa. Ma che stava chiedendo? Dall'altra parte mi è il gioco. Ma ci vuoi dire? Ma ti gioco qua l'altra parte. Lascia perdere, lascialo guardare, oh! Quale fuori gioco è passato? Ma io non ho alzato. Il loro tiene fuori gioco, non è fuori gioco. Lo tiene in gioco l'ultimo difensore. Caso chiamano tutto qua. Perché per vedere fuori gioco servirebbe una visuale in linea, no? Su, non l'ho visto lei, non l'ho visto lei, posso intendere. Io voglio un po' qua sotto, guarda io mi ha fatto, guarda la e lui, ma è normale, ma non risultato. Più a me la fischia lui, fa per me di niente. Diagonale come cazzo fa? Come vai a valutare in diagonale se sta in linea? Dove la palla non si parte, non lo schermo. La linea deve stare in linea, lei è tutta la diagonale. Ma te riuscire più palla, come fa sta palla? Ma dopo la palla a l'ha pure toccato. Io ho crossato la linea del fuoco. Il tocco è... No, perché lei ha detto, alza la maniera e ti Il VAR ha deciso, il gol è cancellato, fuori gioco ravvisato, 2-0 quindi per la Montagnola che si salva ancora, il fuorigioco credo che sia stato sull'altro versante a questo punto, oppure il fuorigioco era direttamente, non so se di Berardino, dovrei avere il replay dell'azione, io non l'ho potuto rivedere, l'ha potuto rivedere soltanto il direttore di gara che chiaramente ha deciso col VAR che è fuori gioco, va anche a parlare col guardalinee un momento, non so se ancora ci sarà da decidere qualcosa, vediamo se c'è da decidere qualcosa, se c'è ancora qualcosa da dire, vediamo, arriva il direttore di gara lì che dice che è definitivamente fuori gioco, il gol è chiaramente annullato, l'avevano rivisto al VAR, braccio alzato, fuori gioco, si riparte al minuto 8, si è stati fermi almeno 4 minuti buoni, qui intanto c'è un contatto con D'Andrea e Scafetta, non c'è stato fallo, allora si può riprendere a giocare con Montevecchi che ha il pallone tra le mani. In due vanno a saltare con Guidi e Rossi, alla fine hanno commesso fallo tutti e due, allora è calcio di punizione per la Locomotive che già batte, ma si vede che è entrata con un piglio totalmente differente la squadra di Andreozzi in questa ripresa. Del Sole apre dalle parti di Foscarini, ma c'è Alessio Rossi che però è un treno, occhio perché può partire, guardate com'è veloce Rossi, corre come una gazzella, qui... Antolini gli sporca il pallone, Rossi la tiene in campo, ancora Rossi, dribbling e contro dribbling, va dentro, Guidi, spalla alla porta, deve girarsi, finisce per terra, punizione Montagnola. Punizione Montagnola, ci sono dei cambi però, ci sono dei cambi per la Locomotive, ce ne sono tre addirittura. E credo che uno sia il ritorno in campo di Bellini, c'è Schiavo e c'è anche Cicchetti con Del Sole, D'Andrea. E Reali fuori, anzi uno è Carradori, chiedo perdono, Carradori, quindi Schiavo e Cicchetti fuori, Reali che aveva segnato il gol del 2-1 cancellato dal fuorigioco, D'Andrea e Del Sole.
tante forze fresche nuove, ma adesso c'è da seguire un calcio di punizione interessantissimo con Scafetta e Lattanzio che sono vicini al pallone. E vediamo quello che sta per succedere con Scafetta. Questo sembra più una posizione per un destro verso la porta. Infatti credo si allontani anche Lattanzio. E infatti è così, credo che sia corsa 1. Anche Guidi è lì vicino, ma si allontana pure lui. È Scafetta a volere la doppietta. Ha fatto anche la rima. Scafetta si prende la sua rincorsa. Scafetta, morbido! Pallone che sfiora la traversa e va sul fondo. Era una bella soluzione quella di Scafetta, occhio però qui al rinvio con Riva che riprende il pallone, lo riconquista, arriva al lato corto dell'area, arriva, passa, messo per terra, si continua a giocare, arriva ancora il pallone tra i piedi, poi alla fine riesce a cavarsela in qualche modo la Locomotive, la palla non esce, possibilità per la Montagnola, poi lancio in verticale, tante urla, non ci si è capito nulla. Alessio Rossi gioca dalle parti del 14 di Ruggeri che adesso avanza a larghe falcate, poi il tocco di Bellini, la palla resta in campo anche adesso con Alessio Rossi che è in possesso nonostante il pressing di Bellini. Giaca all'indietro, lo fa in maniera egregia il numero 3, autore del gol del 2-0. Lancio a cercare Guidi, colpo di testa, una seconda chance però il 9 che la controlla e spalla alla porta, gira verso Lattanzio, in uscita però se la cava in qualche modo la Locomotive. Adesso c'è Schiavo appena entrato da litigare, da fare a botte con Lattanzio che lo butta per terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ancora una decisione molto controversa quella del direttore di gara Labardi. Scarico ancora centrale, la Montagnola gioca così, Scafetta, buono il pallone, non la controlla Lattanzio, qui rischia un intervento molto duro, il numero 16, alla fine il fallo l'ha commesso chiaramente, punizione Locomotive, cartellino giallo per Lattanzio. Cartellino giallo per Lattanzio, l'intervento era abbastanza duro in scivolata. Credo sia stato fermato e ammonito più per la pericolosità dell'intervento che per la veemenza. Alla fine si è frenato il numero 16, chiaramente voleva cercare il pallone, ma il giallo comunque è sacrosanto. 12esimo minuto, 2-0 Montagnola. Apuzzo, ancora lui, questa volta converge e fa bene. Carradori che è appena entrato può scaricare il pallone dalle parti di Antolini che sale al piccolo trotto, poi scarica da Bellini, di prima il pallone per Schiavo, uno contro uno, ce l'ha sul sinistro, può anche crossare, fa passare il pallone da Bellini che poi sbaglia il tocco, se la giusta Alessio Rossi con la testa e poi serve Lattanzio che in mezzo a due, un rimpallo non lo favorisce, c'è Bellini che può portare la Locomotive comunque a arrivare verso la porta. Apuzzo col sinistro apre, una bella palla, può andare anche al traversone, il controllo, la palla, passa e va gol, è gol, questa volta è tutto buono, la Locomotive si è rimessa in partita, è 2-1 adesso. Ragazzi, oh! Il 2-1, adesso vediamo subito chi ha segnato, credo sia stato il neo entrato Cicchetti ad averla messa dentro, forse no. No, il gol è di Berardino, 2-1 Locomotive, il gol è di Berardino. Questa volta è tutto buono, si può ricominciare a giocare, al 13esimo la Locomotive si è rimessa in partita. Occhio però al pallone per Rossi, in area, Rossi la controlla, poi rischia di finire anche per terra, Rossi ce l'ha ancora, ma Macera poi mette d'accordo tutti, tra i tre litiganti il quarto gode, il quarto era Macera. Che partita che sta avvenendo fuori, amici. C'è Schiavo che può prendere il pallone, può convergere anche centralmente, scaricare anche se non c'è la possibilità, viene fermato con un fallo, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, la può battere Schiavo, lo va corto con Carradori che sale al piccolo trotto, poi cambia gioco, una buona idea per la corsa di Barone che riceve, ecco il controllo del 4. Questa volta è costretto a pazientare, scarica su Apuzzo,
Anche lui converge, poi col sinistro un tocco forse un po' impreciso, Carradori. Teniamoli, teniamoli. Apertura dalle parti di Foscarini che va verso Schiavo, che va col sinistro, para Montevecchi. Vieni Ciccio, Ciccio vicino a Guidi. Sari, vicino a Guidi. Al quarto d'ora della ripresa. È tutta un'altra partita. È tutta un'altra storia da giocare. Attenzione qui a Carradori che con un po' di fortuna riesce a trovarsela lì, ma serve però un avversario. Alessio Rossi adesso può inseguire il pallone e può anche portarlo verso l'area di rigore avversaria. In uno contro uno di Rossi con le finte, poi sterza, vuole andare da solo per andare al traversone che fa partire adesso. La palla rimbalza sul corpo di un difensore in maglia bianca. Al volo! La battuta di Dentice che non va lontanissimo dal bersaglio, palla fuori. Ha provato al volo Dentice, una parabola interessantissima, una parabola quasi di controbalzo al volo. E lo dice anche Andreozzi, questa è una conclusione molto pericolosa perché se la palla rimbalza davanti all'estremo difensore gli crea davvero più di qualche danno. È buona, può giocarla allora Berardino che porta uomini e pallone in avanti, scarica su Schiavo, sovrapposizione di Foscarini, cerca invece di trovar dentro Cicchetti, l'idea non era male, il problema è che il pallone era troppo strozzato di Schiavo, ma si vede che l'entrata in campo del 93 sta dando linfa vitale completamente nuova alla Locomotive. Pallone che viene restituito alla squadra in maglia bianca. Cercato dentro l'inserimento di Berardino. Esce Montevecchi che blocca. Ma adesso la Montagnola sta perdendo molta lucidità in fase di impostazione. Si vede che il gol del 2-1 li sta rimettendo con i piedi per terra. 16esimo minuto 2-1. Una partita divertentissima in questo secondo tempo. Occhio perché qui ma c'era rischia il dribbling quasi all'Alisson. E si disfa di Guidi. Bellini, l'apertura non è neanche troppo male perché è rimasta in campo il pallone. E allora Puzzo la controlla, va in uno contro uno, passa, messo per terra, calcio di punizione per la Locomotive. E altro cartellino che verrà sventolato molto probabilmente, credo ce l'abbia in mano il cartellino il direttore di gara. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì, glielo fa vedere adesso. Cartellino giallo. Cartellino giallo, credo sia stato ammonito Cecconi, se non ho visto male. Giallo a Cecconi, punizione per la Locomotive. E occhio, occhio. Rimasto per terra intanto Puzzo che aveva fatto un'ottima giocata, quasi in serpentina. Preferisce allontanarsi, credo che questa sia più la posizione per andare sul destro. Vediamo cos'è. È stato. C'è un cartellino rosso? Cartellino rosso, ha deciso il direttore di gara. Non si riesce a capire nulla. Ma bisogna capire chi è stato allontanato perché c'è stato un cartellino rosso. Non si è capito perché, credo, per le continue proteste. Barone, rosso per Barone. Rosso per Barone, Locomotive in 10. Battibecco infinito in campo. Il cartellino rosso credo sia stato dato a Barone, che è una furia. No, non è Barone. Rosso da Puzzo. Rosso da Puzzo. Rosso da Puzzo. E attenzione perché adesso può cambiare di netto la partita della Locomotive, che era in trance agonistica. Cartellino rosso da Puzzo, Locomotive in 10 al 19esimo del secondo tempo. E c'è un calcio di punizione da battere per la squadra in maglia bianca. Quattro uomini in barriera sistemati. Poi sembra davvero strano perché era per terra dolorante a Puzzo e credo gli sia volata qualche parola di troppo, da qui non abbiamo avuto modo di sentire. È stato molto gentile mister Andreozzi a darci la correzione perché sembrava fosse stato allontanato Barone, che era andato veemente comunque contro il direttore di gara dopo il cartellino rosso.
Per questa partita, Vincenzo, dai. Siamo in 10, forza. La rincorsa. Berardino, la palla va a finire sulla barriera. Un'altra possibilità però la Locomotive, sempre con il 7, ma c'è Scafetta che però arriva in anticipo, allontana. Ci può arrivare Rossi, occhio perché ha tanta velocità, ha 4 polmoni, manco 3. Ed eccolo il controllo di Rossi, che può scaricare. Rossi vuole andare da solo, Rossi passa in area di rigore, frenato, no, passa ancora Rossi davanti a Macera. Rossi, ma c'è uno sbandieramento del direttore di gara, anzi dell'assistente, e credo che adesso il possesso sia Locomotive. Interessante la soluzione personale di Rossi, l'assolo alla Jimi Hendrix di Alessio Rossi, che per poco non fa davvero male a Macera. C'è adesso il pressing di Guidi, che corre come un treno. La Locomotive è in 10 e si deve difendere come può, ma deve anche provare a pareggiarla questa partita. Barone scivola, il pallone allora è dalle parti di Ruggeri, qui forse fallo di mano di Foscarini, ma la palla termina in fallo laterale. Battuta per Dentice, che perde il pallone, lo lascia lì. Allora Locomotive che può controllarla, c'è Schiavo, si fa vedere Berardino che chiede il pallone, finisce per terra Schiavo. Punizione Locomotive. Aspetta ragazzi, giochiamo adesso, giochiamo Siamo alla metà della ripresa, 2-1 Montagnola, ma lo Locomotive in 10 da pochissimo per l'espulsione di Apuzzo per proteste. Controllo qui di Schiavo che non è male, va in uno contro uno, salta anche l'avversario, poi converge e scarica col sinistro da Carradori, che apre, è una buona idea, ci arriva comunque Schiavo che la rimette in mezzo, diventa quasi un tiro, ma la palla termina alta sopra la traversa. Riprende il gioco col possesso Montagnola, che poi rinvia lontano. Controllo di Guidi eccezionale, poi lancia Rossi con una palla d'oro. Rossi, esce Macera, Rossi, la porta è vuota ma la palla termina fuori. Vediamo se ci può arrivare Riva, no, la controlla in qualche modo il difensore in maglia bianca. Qui Guidi aveva fatto una cosa eccezionale, controllo orientato col petto, poi scarico di prima dalle parti di Alessio Rossi che è corso come un treno, ma c'era uscito un po' alla farfalle e Rossi l'aveva scavalcato col sinistro, non ha trovato la porta. Il numero 3 della Montagnola che per poco non chiude il discorso al minuto 23. Lancia a cercare Schiavo, il pallone è buono, stava rimbalzando anche all'indietro, poteva essere ancora migliore. Poi fallo su Barone, calcio di punizione ancora per la Locomotive. E adesso in due sul punto di battuta, o Carradori col destro, ma sembra voler andare Schiavo col sinistro. Sì, sì, proprio Schiavo col sinistro. Siamo lontanucci dalla porta perché siamo intorno ai 25 metri, non di più, rispetto alla porta di Montevecchi. E questa può essere un'altra occasione per rimettersi ancora più in gioco per la Locomotive. Ma ricordiamo che il pari non gli basterebbe comunque per passare il turno, perché passa la miglior classificata. Schiavo, la sua rincorsa, Paladigna, sinistro, pallone che si infrange sul muro e poi se la cava la Montagnola in qualche modo. Ancora Locomotive in pressing, c'è Rossi che non demorde mai, rischia di far sbagliare la Locomotive, ma c'è ancora possesso per i ragazzi in maglia bianca. C'è Berardino che si gira in un fazzoletto in mezzo a due avversari, grande numero di Berardino nel traffico, poi c'è una trattenuta, infatti il fallo c'è, punizione Locomotive. Che partita ragazzi, che partita amici, se ve la state vivendo da casa davvero vi invidio. Ma perché vi dovrei invidiare? Ve la sto commentando io, me la sto vedendo dal vivo e mi sto divertendo come un matto, come un disperato mi sto divertendo. Calcio di punizione per la Locomotive. Scala là, qui c'è mezzo al campo. Ragazzi, se non c'è la BC che si scavano loro. Ma io ho detto, mi chiamo. Incoraggiamenti in arrivo da parte di mister Andreozzi, che è il primo a crederci. Nonostante l'inferiorità numerica dei suoi, calcio di punizione sul quale va Carradori. E vediamo che cosa si inventa il numero 3. Renato, Dettici,
Due uomini in barriera, ma non credo che possa andare in porta. Vediamo cosa succede. È una parabola interessante. Colpo di testa ad allontanare. Stava per arrivare nelle disponibilità di Antolini il pallone. Rimbalzo calcolato male. Occhio però perché Rossi non ne guarda mai. Rossi la prende. Che grande numero di Rossi che riesce a prenderla. Ma c'è un fischio del direttore di gara. E occhio perché ci sono scintille in campo tra Riva e Carradori. Deve arrivare comunque il direttore di gara a spegnere un po' gli animi. Calcio di punizione che nel frattempo è già battuto. Si può giocare, non c'è tempo di litigare. Pallone allora ancora per la Lokomotiv che con Berardino prova a salire la china. Ancora Berardino, cross, palla dentro. La perde il portiere, la porta è vuota. Se la cava la Montagnola, ma poi c'è il fallo. C'è il fallo di Cicchetti che lo commette ai danni di un difensore che da dietro stava proteggendo l'errore di Montevecchi. Calcio di punizione per la Montagnola che si salva. Arbitro, 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 cambio, cambio, cambio. Chiedono il cambio che può arrivare. Cambio, ma occhio. Giallo, cartellino giallo per Montevecchi, credo per perdita di tempo. Cartellino giallo a Montevecchi per perdita di tempo. Ma in realtà stava aspettando perché doveva arrivare un cambio, perché c'è Nemesio che è pronto a rientrare. Ma adesso la Montagnola è ancora in possesso. Lascia lì il pallone. Lascia lì il pallone la Montagnola. Allora Carradori si fa vedere al piccolo trotto in corsa a Barone, ma viene ignorato. Si riparte da dietro con Liam Antolini. Adesso Amato di prima il pallone, rischia di perderlo, ma c'è Carradori ben posizionato. Di prima una buona palla. Occhio perché Schiavo può correre. Schiavo verso l'area di rigore. Schiavo è costretto a rientrare perché c'è sul sinistro Piazza. La parata porta vuota, non ci arriva Berardino. Ancora cross, pallone deviato. Non c'è calcio d'angolo perché la palla non è uscita. Altra occasionissima per la Lokomotiv che seppur in 10 sta in questo momento dominando questa fase. Ma occhio perché c'è un errore in fase di impostazione elementare. E allora Guidi può lanciare Rossi che corre ma non ce la fa più perché c'è Antolini messo meglio. E allora la palla è per Macera che comunque rischia il dribbling. Pallone ancora buono. E la Lokomotiv se la cava nonostante il pressing asfissiante di Guidi. Foscarini sbaglia. Il pallone allora ancora per il 9 che lo può rincorrere. Infatti lo prende. Uno contro uno di Guidi che aspetta l'arrivo di qualcuno. Crossa. Il pallone è verso il cambio gioco dove c'è Riva che controlla. Ce l'ha sul sinistro Riva. Può anche rientrare. Si va a vedere Scafetta. Il pallone per lui. Il velo invece per Lattanzio che piazza il destro. Murato una volta. C'è una seconda chance. Pallone troppo corto però non ci arriva Guidi che si dispera perché questa poteva essere una chance importante per il game set match. Barone qui la controlla male, c'è un fallo di mano del direttore di gara, cartellino ancora in mano per l'arbitro, è giallo, giallo per Dentice. Quattro ammonizioni per la Montagnola, c'è un'espulsione invece per la Lokomotiv che è stato quella di Apuzzo. Calcio di punizione che può essere battuta. Adesso c'è, credo, lo spazio anche per il cambio per la Montagnola perché c'è Nemesio che è pronto ad entrare fuori Riva che al referto ha messo un assist da campione nel primo tempo per il 2-0 di Alessio Rossi. È pronto a rientrare in campo Nemesio col suo numero 11 sulle spalle. Così, oh, così a tre tu davanti alla difesa, a tre, settici tutte davanti. Sono a tre dietro. Tre dietro per la Montagnola, quindi credo sia un 3-5-2 pieno perché ha tolto un esterno, ha messo un centrocampista. 3-5-2 pieno per la Montagnola per giocarsi questi minuti finali di gara perché mancano 12 al termine di questa partita. La Montagnola è ancora in vantaggio 2-1, è anche in vantaggio di un uomo e vi ricordiamo che col pareggio passerebbe comunque la squadra di casa perché è meglio posizionata, ma c'è la Lokomotiv che ancora vuole rimanere in partita e vuole rimettersi ancora più in gioco. Colpo di testa ad allontanare, c'è la Montagnola che protegge con Dentice, buonissimo il controllo. Quante voci in campo, questa è una partita che davvero sembra davvero una semifinale playoff, una semifinale playoff di Serie B almeno. Per tutta l'anima che queste due squadre stanno mettendo in campo ed è un piacere commentare queste partite, partite di questo tipo. La gioca adesso la Montagnola da dietro nonostante la posizione del corpo di Schiavo che era pronto a scippare il pallone. Qui lancio per Guidi che non controlla bene, voleva andare di prima verso Alessio Rossi. Si trovano alla meraviglia i due, qui forse c'è fallo di Lattanzio. Sì, calcio di punizione per la Lokomotiv, il fallo su Carradori, si può battere.
Antolini, anzi è credo Amato, non Antolini, pardon. Antolini che riceve nel cerchio di centrocampo, è l'ultimo uomo della Lokomotiv che apre, Schiavo di testa, prova a servire, una buona idea, dentro l'area, la posizione è chiaramente regolare, ancora Schiavo, passa, mette al centro, colpo di testa, porta vuota fuori, porta vuota fuori, Cicchetti ha avuto la palla del 2-2. Bravo Gabri, bravo Manuele, dai Marco, bravi Rinvio che arriva adesso. Foscarini che riceve contro Alessio Rossi, prova ad ubriacarlo di finte, ma anche Alessio Rossi non scherza con il corpo. Carradori, Antolini, nonostante il pressing di Guidi, adesso ancora una volta Liam Antolini col suo numero 33 con la palla tra i piedi, scarica su Foscarini di prima, una buona palla, ci può correre Barone che la fa sfilare, poi va al cross, è una buona idea, sta arrivando Berardino dall'altra parte, il controllo è buono, ce l'ha sul destro, non accompagna a sostegno, Berardino deve fare tutto da solo, prova a girarsi, fa una finta, poi cross, secondo palo, bella idea, colpo di testa da allontanare, Barone alla seconda chance, Barone sul sinistro, Barone calcia malissimo, poi rovesciata, la palla resta buona, Cicchetti porta vuota e si salva la Montagnola ancora una volta, poi ancora destro di Barone, questa volta finisce oltre lo stadio. Cerchiamo porco due. Oh ragazzi, mezzo al capo, ragazzi, facciamo già la palla, stiamo calmi, oh! Stiamo calmi. La Montagnola in affanno in questi ultimi minuti, 31esimo in corso, mancano 9 minuti alla fine, più eventuale recupero, la Montagnola è ancora avanti di uno, avanti di un gol, avanti di un uomo, anche col pareggio andrebbe in finale, ha tutte le carte in regola per portarsela a casa, ma in questi ultimi minuti la Lokomotiv sta dando davvero molto filo da torcere a questa squadra, colpo di testa qui di Amato che riesce a primeggiare su Guidi. Poi Barone che riceve adesso, ancora il 4, scarico su Schiavo che può portarsela avanti con il tacco, ma la palla esce, era una bella giocata, era una bella idea da premiare comunque con gli applausi, ma la palla termina fuori. Tutti qua siamo. Vai dietro. Guidi, che bel controllo, ma finisce per terra, senza chiaramente fallo, c'è finito da solo. Amato. Scarico per Berardino un po' impreciso, ci arriva allora come un treno con la Bardi che protegge e si prende una preziosissima rimessa laterale per la Montagnola. Mattia non ti nasconde, facciamo giocare la palla. Oh ragazzi, non è possibile. Non riesce più a giocare la Montagnola e allora la palla è troppo però corta per Barone, anche perché manca un uomo lì è chiaro, è a puzzo e si è visto. Alessio Rossi adesso vorrebbe il cambio gioco, invece dialoga col difensore, rischia il dribbling su Cicchetti, ma alla fine passa in qualche modo Cecconi, che tra l'altro è uno dei 4 ammoniti della Montagnola. La Bardi, si va a vedere Nemesio, non può essere servito perché è completamente schermato, allora non ha aiuto, non ha persone a sostegno, e allora la Lokomotiv ha provato comunque a giocarla in avanti, senza successo. Si va a vedere Dentice, ma c'è comunque Antolini prima di lui, rischia il dribbling e lo rischia troppo perché c'è Dentice che gliela strappa, non c'è fallo secondo il direttore di gara, la posizione credo sia regolare, invece no, fischia il fuorigioco l'assistente e il direttore di gara sulla corsa di Michele Berardino, è alzata la bandierina, fuorigioco al 33esimo minuto a 7 dalla fine. Dentice mezzo al campo, grande mezzo, mezzo al campo, aiutare con le mano Riva, lasciamo Riva sennò, mettere mezzo al campo, mezzo. Pallone verso Guidi che la stoppa con il petto, l'accomoda quasi a Rossi, pallone dietro di nuovo da Guidi, scarico ancora dalle parti di Rossi che è il lato corto dell'area, Rossi passa, può metterla in mezzo, deviazione decisiva in calcio d'angolo a protezione di Foscarini. Marco, grazie, vai Marco! Due su, eh? Va a saltare anche Cicchetti dentro l'area di rigore per aiutare i suoi a uscire vivo da questa situazione molto controversa e molto pericolosa.
al 34esimo minuto, 6 alla fine adesso, inizia il countdown della Montagnola verso la finale. Con tutta la calma del mondo vanno a battere questo corner. Non ci sono tanti saltatori in maglia blaugrana, sono più quelli della Lokomotiv. Sono tutti e 8 e 2 sono rimasti fuori. Pallone rimesso ancora in mezzo. C'è Bellini che la controlla, può anche portarla avanti. Lo fa scaricando dalle parti di Carradori, che sale al piccolo trotto. Non ha soluzioni. Ancora Carradori, adesso cerca di andare filtrante, non trovando nessuno. C'era Schiavo sulla traiettoria, ma comunque era troppo corto il pallone per lui. Alla fine fallo ai danni di Lattanzio. Punizione Montagnola. Però Berto, spostiamola Robby, era prevedibile, spostiamola. Fallo. Dai, coraggio ragazzi, coraggio. Pallone che rotola, Lattanzio nel cerchio di centrocampo, scarica su Guidi, di prima per Dentice, ancora Dentice, non ha spazio per servire compagni, adesso sì, perché sta arrivando come un treno la Bardi se non sbaglio, arriva il cross, buona l'idea, allontana Foscarini in qualche modo. Poi Bellini, fallo ai suoi danni, punizione Lokomotiv. Mezzo al campo, Mattia! Mattia, mezzo al campo là davanti, là davanti. Non si può ancora battere, si deve ripetere. Adesso si gioca, torna a rotolare la sfera. Pallone verso Schiavo, c'è cioè però in anticipo comunque Cecconi. Lattanzio la controlla, poi la scarica. Dentice, che è molto stanco, con l'esterno va da Rossi. Adesso isolato, palla lunga e pedalare per Rossi. Che pedale come? Come un ciclista. Arriva al lato corto dell'area, crossa verso Guidi. Buono il pallone Guidi! La para ma c'era. Pallone dalle parti qui di Berardino che può correre come un treno. Berardino, uno contro uno di Berardino, saltato l'avversario, dentro c'è Schiavo pronto, il pallone invece è per Cicchetti, forse non era la migliore idea servire il 9 molto più arretrato. Occhio però al destro provato, una ciavattata come si direbbe in gergo capitolino, quella di Carradori, ma c'è ancora Lokomotiv che prova ad andare in avanti in possesso, lanciato Berardino che la tiene fuori dal campo. Anzi, dentro al campo, pardon, Berardino, passa, cross, interessantissimo, il controllo, Schiavo, non è possibile, la palla non entra, poi traversa, incredibile, incredibile, attenzione, ancora la conclusione, salvataggio sulla linea, Schiavo, Schiavo, è in area di rigore, finisce per terra, e c'è controfallo. Controfallo, fischiato dal direttore di gara, e punizione Montagnola, la palla non è entrata, io non capisco come la palla non sia entrata in questa situazione, incredibile quello che sta succedendo nei minuti finali, a 3 dalla fine, la Lokomotiv ha avuto non una, 3 palle gol per rimettersi in partita negli ultimi minuti, ma qui c'è da attendere un attimo, la panchina della Lokomotiv è fuoribonda, non ci capisce più nulla nemmeno mister Andreozzi, e attenzione, attenzione davvero a questi minuti finali, perché è incredibile come questa semifinale playoff ci stia regalando emozioni anche a voi amici da casa, non so in quanti ci staranno seguendo, qui intanto Rossi ci ha tolto il parastinco, ma comunque io mi chiedo, VAR, direi VAR, ci sentiamo tra pochissimo. Grazie dirigente. Venimo a mezzanotte e mezzo. Arriveranno chiarimenti, cari amici da casa. È in atto la revisione VAR. È in atto la revisione VAR. Lo capiremo subito, tra pochissimo, quello che è successo. L'arbitro, vi ricordo, ha fischiato controfallo
L'arbitro ha fischiato contro fallo, quindi per la difesa della Montagnola. Sta rivedendo l'azione, anche perché c'era stato un contatto all'interno dell'area di rigore con Schiavo, credo, che era sul secondo palo, che poi ha dribblato il difensore per mettersela sul sinistro, è finito per terra. L'arbitro ha fischiato fallo non a suo favore ma contro di lui. Adesso andiamo a rivedere il VAR e ci chiarirà tutto, ci auguriamo possa chiarire tutto, ma sicuramente questa partita resterà negli annali come la più controversa di tutte. Sono state almeno quattro chiamate VAR, tutte chiamate VAR sia da una parte che dall'altra nel primo e nel secondo tempo. Occhio perché abbiamo una decisione. Non si è ancora capito, intanto è scoccato il quarantesimo minuto che scocca adesso. Vediamo il direttore di gara che cosa dice. VAR e controfallo. VAR e controfallo, confermata la decisione precedente, controfallo per la Locomotive, punizione Montagnola, e siamo arrivati a 25 secondi oltre il quarantesimo minuto. Ci sarà da recuperare tantissimo. Intanto scalpita Davide Lattanzio in a bordo campo, pronto ad entrare per questi minuti finali. Qui ancora non si prosegue, si può giocare adesso, anzi prima c'è un cambio da osservare, c'è un cambio da far arrivare dentro Lattanzio, Davide Lattanzio. Vediamo chi deve uscire, lo capiremo tra pochissimo. È la Bardi che abbandona il campo piano piano. Un minuto oltre il quarantesimo. Siamo quindi nell'extra time, nel pieno dell'extra time. La Montagnola è avanti sempre 2-1. Nemezio, vieni qua, tu sei qui dall'altra parte. Vieni qua, sì. Ciccio, non salire più adesso, eh. Ok, Ciccio, l'hai visto te qual è, eh? Pronto anche un cambio nella Locomotive. Ci siamo presi una pausa anche noi con la voce, ne ho persa tantissima. È pronto ad entrare Franchi. Ok, girate subito. No, capito. Franchi per Amato, che ha comunque giocato una discreta partita, il numero 6 della Locomotive, dentro Franchi, lui che è un terzino ma va a fare il centrale nei tre, gioca a tre anche la Locomotive. Si può ricominciare, 4 di recupero ha dato il direttore di gara e siamo già oltre il secondo. 4 di recupero e siamo già oltre il secondo, siamo al 42esimo minuto, 2-1 per la Montagnola. Con il tacco prova a tenerla in campo Barone, la palla finisce fuori ma c'è un fischio del direttore di gara, calcio di punizione proprio per la squadra di Andreozzi. Alla battuta vuole andare Carradori, vanno tutti a saltare in area di rigore, tutti, nessuno escluso, anche Macera vuole andare in the box, no, si ferma al cerchio di centrocampo. Tutti dentro, all in per la Locomotive, all in, come una partita a poker questo match, questo finale, una partita a poker per la Locomotive, all in, tutti dentro, tutto dentro, tutto in gioco, cross di Carradori, l'area affollatissima, allontana in qualche modo la difesa, ma attenzione adesso perché c'è Macera, solo Macera e Carradori che va a riprendere il pallone, poi lo scarico dalle parti di Foscarini, si gira ma c'è bene, arriva bene comunque Scafetta, vuole il fallo Foscarini, non viene accontentato e adesso c'è la possibilità di contropiede, c'è Dentice che vola davanti a Macera, lo salta, porta vuota per chiuderla Dentice, salvataggio di Antolini clamoroso! Che bravo Antolini, in questo caso a immolarsi per i suoi, a salvare dal gol certo, a salvare la Locomotive da morte certa, dal 3-1 che sarebbe significato game set match, sarebbe significato fine dei giochi per la Locomotive, che però è ancora sotto 2-1, calcio d'angolo per i padroni di casa che vi ricordiamo sono anche avanti di un uomo, ma hanno sofferto tanto, una squadra forte come la Locomotive. Scafetta, l'autore del gol dell'1-0. Lattanzio, il pallone passa, poi
Doppia deviazione, fallo laterale Locomotive che deve sbrigarsi. 44esimo adesso, oltre i 4 minuti siamo arrivati. 44esimo in corso, 2-1 Montagnola. Occhio adesso al controllo, viene trattenuto per la maglia il giocatore in maglia 93 Schiavo. Calcio di punizione per la Locomotive con la palla che viene allontanata. E occhio, altro cartellino che arriva, altro cartellino che arriva. Vediamo. Giallo, giallo per... giallo per... credo per Ruggeri che aveva trattenuto per la maglia Barone. Adesso calcio di punizione, ancora tutti in the box. Alla battuta va sempre Carradori. La sua rincorsa, poi crossa, questa volta il pallone è molto più profondo, esce o non esce il portiere, pallone che viene allontanato, c'è ancora la possibilità, il sinistro provato da Barone che termina fuori dallo stadio. E forse con questa occasione la Locomotive può dire addio ai sogni di gloria. 45-11, 2-1 Montagnola. Decisivi fino adesso i gol di Scafetta sul rigore, Alessio Rossi nel primo tempo, il 2-1 per riaprire la partita è stato di Berardino a intorno al 7-8 minuto di gara del secondo tempo. Chiaramente alla battuta non Montevecchi che manda in fallo laterale Foscarini. Il pallone per Barone, controllo con il petto, poi cerca di scodellarla dentro, Cicchetti non riesce a controllarla, pallone per lui, Cicchetti rinviene comunque il 19, Camerini che salva e mette in calcio d'angolo, ha rimediato al suo errore perché ha lisciato un pallone che poteva scottare tanto, calcio d'angolo che può essere battuto, forse uno degli ultimi palloni della partita, anche Macera va dentro, anche Macera va a saltare. Anche Macera va a saltare, non c'è nessuno della Locomotive nell'altra parte, pallone che viene allontanato, c'è un'altra possibilità, c'è ancora il cross di Berardino che la mette, colpo di testa, la parata di Montevecchi, ma non c'è più tempo, è finita la Montagnola, è in finale playoff, batte 2-1 la Locomotive al termine di una partita pazzesca, rocambolesca, definitela voi con un aggettivo cari amici di YouTube, anche nei commenti. Noi ci salutiamo, grazie da Leo Talusi per Federazione Calcio Video, a presto, ma intanto ci gustiamo i festeggiamenti dei ragazzi in blaugrana. Riccardo, c'è qualcosa? Riccardo! Riccardo! Riccardo!